Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata di Polifemo diversa dalle altre, perché vogliamo occuparci innanzitutto di un evento bellissimo, i 25 anni per l'autonomia di Statte e tutte le celebrazioni che l'amministrazione comunale di Statte ha voluto porre in essere. Sentite alle mie spalle il gran rumore dei percussionisti, chiamiamoli così, e delle trombe, e appunto la banda degli sbandieratori battitori Nzegna di Carovigno, che in vari punti del comune di Statte si stanno esibendo, un po' come dire un voler far vivere questa gioia nelle varie aree statesi. E poi ovviamente nella Biopiazza il momento, diciamo, istituzionale con il sindaco, con gli altri rappresentanti dell'amministrazione. Ma oggi, 1° maggio, in una giornata baciata dal sole, vogliamo così salutare l'autonomia statese all'insegna della gioia, all'insegna del divertimento, all'insegna del folklore e delle tradizioni popolari. E la prova più bella ed evidente è appunto l'esibizione di questi sbandieratori. E l'esibizione degli sbandieratori parte proprio dal quartiere San Girolamo, e ho qui al mio fianco la parrocchia di San Girolamo Emiliani. Devo ringraziare i presenti, le autorità, i cittadini. Oggi per Statte è un 1° maggio diverso. È passato un quarto di secolo da che siamo diventate comune autonomo. Tante cose sono cambiate, tante altre ne cambieranno. Ringrazio i promotori della legge regionale, chi al Consiglio Comunale ha votato a favore. Ma andiamo a dire due parole per dire la storia dell'autonomia, come siamo arrivati all'autonomia. Statte borgata di Taranto, ecco cosa c'era scritto sui cartelli stradali all'ingresso del nostro territorio sino a 25 anni fa. La conquista dell'autonomia è stato l'evento più importante della moderna storia di Statte. Da sempre gli statesi si sono sentiti una comunità distaccata dal comune capoluogo. Una comunità con un'identità precisa, con tradizioni proprie, con un dialetto e un suo santo patrono. Franco Andrioli, sindaco di Statte. Oggi è il gran giorno, ma facciamo un salto a 25 anni fa. Quanta acqua è passata sotto i ponti. E cosa vuol dire per Statte l'autonomia? Ma oggi non è un 1° maggio normale per Statte, è passato un quarto di secolo da che siamo diventati autonomi. Credo che qualche differenza la ci si vede. Eravamo legati al cordone ombelicale di Taranto, finalmente la Lega degli Statesi iniziò questo lungo procedimento che si è concluso nel 1993 con un plebiscito. Statte diventa autonoma e comincia a crescere pian piano, staccandosi da Taranto con tutti gli errori che sono stati commessi, questo bisogna ammetterlo, ma pian piano Statte è cresciuta, è sotto gli occhi di tutti, un'evidenza normale, continueremo a lavorare affinché il paese cresca. In paese stiamo dando dei servizi primari ancora alla gente. Quindi io mi auguro e spero che con la collaborazione dei cittadini soprattutto, perché un'amministrazione senza la collaborazione dei cittadini non va da nessuna parte. I cittadini, il 90% sta già collaborando ampiamente con l'amministrazione, stiamo avendo degli ottimi risultati, auguri Statte. Allora, è con grande piacere, onore e grandissima riconoscenza
che offriamo oggi queste targhe, che sono il riconoscimento e il merito di questi sindaci che hanno fatto tanto per Statte. Ed è importante sottolinearlo, tutti hanno profuso un impegno cui la cittadinanza deve un enorme grazie. Il sindaco ha sottolineato la situazione che ha visto coinvolto il nostro paese quando si è creato, e tutto ciò che è sotto i nostri occhi, compreso questa piazza, ci dà il segno di quello che è stato fatto. E comincio col consegnare la targa al sindaco Angelo Gigante, che non è qui con noi naturalmente, però in rappresentanza vorrei chiamare Franco Caputo, perché ci teneva tantissimo a ritirare questa targa fatta con il cuore ad un operaio della politica e a un uomo che nessuno si dimenticherà, Angelo Gigante. In rappresentanza dell'autonomia, quella che fu vice sindaco di Statte, l'attuale consigliera comunale, una donna tenace che ama questa città. A te la targa per Orazio Marinò con un grazie speciale. Deborah Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte. L'autonomia di Statte, di questo comune, non è un fatto meramente amministrativo, ma sottolinea, conferma l'identità culturale, storica, con le sue tradizioni, della comunità statese. Sì, Statte, pur essendo una comunità relativamente giovane, ha comunque un substrato culturale molto stratificato e un attivismo dal punto di vista proprio delle associazioni davvero raro, e infatti molte di queste iniziative che stiamo portando a compimento vengono proprio dal tavolo dell'autonomia, che è un tavolo che è stato allestito proprio con i soggetti, le associazioni, i privati che hanno voglia di scrivere insieme alle amministrazioni una pagina che non è di commemorazione, è proprio di celebrazione di questo evento che è per noi stato fondante. Molto è stato fatto in questi 25 anni, c'è da fare naturalmente, però poter essere protagonisti della propria storia è sicuramente quel dato che ci dà la forza e l'entusiasmo di essere qui in piazza e di riempirla appunto con questi colori giallo-verde. La presenza di questi sbandieratori hanno dato colore a un giorno di festa, un giorno in cui il nostro sud splende nella sua bellezza, baciati dal sole, baciati dal caldo anche. Però ecco, queste manifestazioni, questi eventi, anche questo folklore sottolinea l'appartenenza al territorio. Beh, gli sbandieratori sono un simbolo, no? Ci riportano a quel concetto di municipio che è nato nel Medioevo e da cui è nata la storia moderna. E quando è stata realizzata l'autonomia Statte 25 anni fa, il gruppo di Carovigno venne qui a esibirsi e quindi è stato per noi quasi d'obbligo richiamarli per chiudere un cerchio, ma anche per aprirne molti altri. E vedo che la gente ha risposto con entusiasmo, gli sbandieratori, la banda fanno il paese, fanno festa e abbiamo tutti bisogno di far festa. Angelo Miccoli, che ha governato Statte per 10 lunghi anni, e con Angelo la fotografia di un paese che è cambiato, un paese che ha cominciato a vivere la sua socialità, un paese che è fiero, orgoglioso di essere comunità viva. Ad Angelo un ringraziamento speciale. Angelo Miccoli, assessore del comune di Statte all'ambiente, già sindaco. Beh, un cammino molto lungo, così facciamo un bilancio di questi 25 anni di autonomia da quel lontano 1993.
Sì, intanto bisogna sottolineare sempre che quella fu una pagina determinante, importante per il comune di Statte, per il territorio di Statte, perché quella scelta ci ha permesso veramente di poter iniziare una pagina nuova per questa comunità, che era una periferia di una grande città, quindi come tutte le periferie bistrattata, senza servizi, senza dignità. Quindi quella battaglia di dignità, che ha avuto un successo enorme, il 93% dei cittadini di Statte dissero sì al referendum per rendere autonomo questo territorio, hanno avuto ragione perché in questi anni si sono fatti passi in avanti enormi. Vedesi per esempio questo spazio, che questa piazza, la Biopiazza, Statte non aveva luoghi di aggregazione. Quindi in questi anni non solo abbiamo ridato dignità ai cittadini che non avevano l'acqua dentro le case, che non avevano i servizi essenziali, ma abbiamo anche lavorato affinché questa comunità potesse velocemente correre e mettersi al pari con altre comunità vicine a noi. Naturalmente c'è da fare tantissimo, c'è da proseguire questo cammino, ogni giorno dobbiamo festeggiare il 1° maggio. Ci siamo spostati nella Biopiazza e qui il clou, diciamo che si svolgerà la manifestazione istituzionale con l'intervento del sindaco e appunto degli altri rappresentanti istituzionali, ma prima ancora appunto di questo momento ancora sbandieratori e la banda. Armando Grassi, assessore alle attività produttive del comune di Statte, una realtà in evoluzione e il suo settore, l'ambito appunto, la delega che le è stata affidata, può certamente rappresentare uno strumento, un volano di crescita per il territorio. La realtà è quella oggettiva, quella che si vede oggi, la crescita del paese è continua e costante, il processo autonomistico non si ferma certamente ai nostri festeggiamenti, i festeggiamenti devono essere il giusto merito, il giusto momento di accoglimento, di riunione dell'intera cittadinanza dinanzi a appunto questo processo autonomistico che non può essere fermato e soprattutto non può dare voce al discredito che è stato fatto dicendo che il nostro territorio non cresce, il nostro territorio non è un territorio che sta dimostrando una costanza in quello che è il processo autonomistico. Quindi le attività produttive naturalmente sono un volano importante, soprattutto attraverso quella che è l'attività delle nostre aziende agricole. Noi siamo tra i primissimi produttori di olio extravergine biologico di oliva della provincia di Taranto. Stiamo mettendo in campo un percorso, un progetto unico insieme con tutte le aziende del territorio, anche attraverso la promozione del prodotto e dei nostri luoghi straordinariamente belli paesaggisticamente, archeologicamente, ambiente, sotto il profilo dell'ambiente rilevanti, nonostante e che purtroppo ne dica troppo spesso la comunicazione pubblica legata all'inquinamento del grosso colosso siderurgico dell'Eni e la Cementir, che comunque riverberano i loro effetti negativi sul territorio, ma il nostro territorio non è solo questo, il nostro territorio è una comunità che si stringe attorno alla voglia di una crescita reale e credo che questo processo autonomistico lo stia dimostrando ampiamente. Noi
abbiamo portato tutti i servizi possibili e immaginabili al nostro territorio e la crescita si vedrà ancora più forte attraverso tutti quelli che sono i bandi, i finanziamenti che siamo stati capaci di intercettare per migliorare la vivibilità sul nostro territorio. Grazie. Angelo Villani, presidente del Consiglio Comunale di Statte. L'orgoglio statese oggi compie 25 anni. Sì, non mi sembra vero, sono passati 25 anni dalla lotta che tutta la comunità statese ha fatto per potersi distaccare dalla comunità di Taranto per ottenere quel gran successo che è stato il referendum del 1 maggio 93. Abbiamo visto Statte crescere sia a livello di infrastrutture che a livello di associazioni. E per me Sattese DOC è veramente un motivo d'orgoglio. Ma d'altronde io ho sempre detto, la realtà Sattese proprio come identità culturale, come fatto identitario, era una realtà diversa dal comune di Taranto ed era giusto appunto che avesse, esprimesse la propria autonomia. Sì, appunto, come dicevo prima, c'era un nucleo storico di cittadini di Statte che non si riconosceva in alcuni aspetti della cultura tarantina. Noi abbiamo le nostre radici e giustamente le abbiamo rivendicate e ottenute. Luciano De Gregorio, consigliere comunale di Statte, consigliere di opposizione di minoranza, ma questo giorno non esiste maggioranza o minoranza, qui vogliamo celebrare un evento, i 25 anni di una comunità che vuole crescere sempre più. Assolutamente sì, proprio nel rispetto di quella comunità che si unì nel 93, ancora prima dall'86, per raggiungere questo grande risultato, un grande risultato che ha dato la possibilità di riscattare una cittadina dimenticata, come si suol dire, da Dio e dagli uomini, ma in particolare dalla politica amministrativa tarantina. E grazie a quei risultati, che noi oggi possiamo rivendicare il nostro ruolo in piena autonomia, con le nostre scelte e con i gruppi dirigenti che si sono succeduti, ma tutti intorno ad un unico obiettivo: governare l'autonomia e governare il processo di ricostruzione di una città ancora lungo da fare, però se ci uniamo la politica insegna che quando ti unisci forse i risultati li raggiungi. Ecco Giuseppe, nostro velino, Pinuccio. A Pinuccio un grande grazie per quello che ha fatto e anche per quello che continua a fare, affiancando questa amministrazione con una lealtà, un'onestà intellettuale che bisogna riconoscere. Anche questa iniziativa adesso comunale l'abbiamo affrontata insieme nel tavolo delle autonomie, dove è sempre stato presente in maniera attiva, proattiva, costruttiva, e quindi questo grazie è a te. Giuseppe Mastromarino, già sindaco tra il 2001 e il 2005, un comune in evoluzione e una
un'autonomia che diventa sempre maggiore forza per Statte. Beh, credo che sia stato un momento esaltante, una scelta giusta, come dice il prete, è stata una cosa buona e giusta e fonte di salvezza, perché ci siamo tolti da una situazione che era oramai di una precarietà unica, con tutto il rispetto per gli amministratori di Taranto, però Statte era una realtà marginale, dimenticata. Quindi i processi evolutivi sono stati tanti e importanti, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. Io credo che ogni amministrazione si è mossa per migliorare le condizioni di questo paese, ma soprattutto io credo che sia nata e si stia formando, e questa è la grande speranza, una nuova classe dirigente, una nuova classe amministratrice che possa far sì che questo comune possa, oltre i 25 anni, traguardare ad obiettivi più importanti, che sono quello di vederlo anche rappresentato a livelli istituzionali più alti, per come succede in altri comuni limitrofi. Crispiano festeggerà l'anno prossimo il centenario della sua costituzione a comune autonomo, quindi è una bella giornata, è una giornata di festa cui tutto Statte dovrebbe ritrovarsi intorno ad un ideale che è quello, oltre che della sua autonomia, della sua crescita, e soprattutto guardare al passato, perché la storia non va dimenticata, ma costruire un futuro ancora più importante. Voce lo posso fare? Carlo Sessa? Dottoressa Buccogliero, prego. È da qui che è cominciata questa avventura. Grazie. E questi sono le persone a cui Statte deve un grazie. A Franco, che è ancora, diciamo, in carica, io voglio esprimere a nome dell'intero Consiglio Comunale un grazie per essere sempre presente. Io come assessore Anna Maria De Vittorio, presidente della Proloco di Statte. Lei ha vissuto tanti anni e ci ha fatto vivere attraverso le sue iniziative, e ci sta facendo vivere e ci farà vivere le tradizioni, la storia di Statte. Cosa vuol dire autonomia? Io voglio dire che proprio nella conferenza io ho un po' coordinato come Proloco tutte le iniziative che si stanno mettendo in atto, e minacciando ho detto: io c'ero, ci sono e ci sarò, perché veramente ho seguito tutto il processo autonomistico quando iniziò negli anni 70 con il professor De Sabato. Io ero universitaria, quel seminio nella Lega degli Statesi fu messo nella terra, non germogliò subito, abbiamo dovuto aspettare più di 10 anni, ma poi è stato un percorso in salita meraviglioso che ci ha portate, e sono già passati 25 anni, sembra ieri.
Anna Maria Romano, una donna di cui sentiamo tantissimo la mancanza, una donna a cui dobbiamo un grazie, quel piano regolatore che abbiamo inseguito per tanti anni e oggi è una realtà grazie all'impegno di questa piccola grande donna. Grazie. Siamo ora con il senatore Rocco Loreto, già sindaco di Castellaneta. Cosa vuol dire per un comune, magari piccolo numericamente, la parola autonomia, il significato profondo e i riverberi amministrativi? Beh, intanto poter costruire il proprio presente, il proprio futuro, non da una posizione subalterna, ma da protagonisti. E allora bisogna considerare che sta a te la periferia della periferia di Taranto, e con 15.000 abitanti circa una situazione del genere significa assolvere in maniera subalterna a tutte quelle che sono le istanze che vengono dalla comunità civile che si vuole rappresentare. Per cui significa poter decidere del proprio futuro con proprie scelte. Noi stiamo in una piazza, fino al 1990, quando noi siamo venuti come consiglieri regionali qui per la prima volta, a firmare un documento, una proposta di legge per l'autonomia di Statte, Statte non aveva una piazza, non aveva l'agorà, il luogo di discussione, il luogo di incontro tra tutti i cittadini. Oggi ce l'ha. E ce l'ha da 5 anni, vuol dire che una comunità civile è cresciuta, è diventata adulta. È vero che è il più giovane comune della provincia di Taranto, appena 25 anni, però è adulta e matura per il fatto che ha già esercitato la democrazia e quindi i percorsi faticosi della democrazia per 25 anni, producendo 7 elezioni democratiche e 5 sindaci. L'onorevole Giuseppe Tarantino, sindaco di San Marzano, cosa significa per una realtà magari piccola come quella statese, come quella sammarzanese, essere comune a sé stante, non dipendere da un altro ente civico? Ma sicuramente è motivo di orgoglio, perché viene valorizzata la propria identità, la propria specificità e conseguentemente essere cittadino di una realtà a sé stante rappresenta sicuramente motivo di vanto. Poi sta nelle azioni quotidiane, nelle azioni istituzionali, saper salvaguardare questa entità e valorizzarla e saper tramandare poi le generazioni che verranno quello che rappresenta il ruolo di un'amministrazione, il ruolo di un sindaco, il ruolo di un cittadino, il ruolo di una comunità. Sicuramente rappresenta un momento importante. Gli auguri a Statte, che dopo 25 anni viene a celebrare questo evento, rappresenta sicuramente un elemento di orgoglio. Io sono stato protagonista, perché 25 anni fa ero anch'io sindaco e quindi ho assistito alla nascita dell'ultimo comune provincia di Taranto. Poi in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale ho consentito la realizzazione dello stemma che mancava all'interno del Salone degli Stemmi della provincia e oggi sono contento di poter essere ancora qui a poter festeggiare insieme agli statesi questo evento. Siamo nella biopiazza di Statte, si stanno celebrando i 25 anni per l'autonomia del comune statese, ma c'è un gazebo che ha un valore morale enorme
è infatti quello organizzato dal comitato per il ripristino, per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto, dell'ospedale Nord. E qui abbiamo alcuni organizzatori. Intanto presentatevi. Pulito Sebastiano, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare il dottor Abbate che è sempre attento a queste tematiche così importanti quali la salute. Ecco, poi abbiamo anche Valentina Semeraro, poi Donatello Guarnieri. Benissimo. Certamente la nostra Costituzione prevede il rispetto e la tutela della salute. Qui ormai la Giunta Emiliano, ora non vogliamo fare politica o polemica, però di fatto certe scelte hanno penalizzato il territorio. E quindi in buona sostanza il pronto soccorso del Santissima Annunziata scoppia e quindi tanti pazienti ricevono un trattamento sanitario non all'altezza, non per carenza dei medici ma appunto per sovraffollamento. Gli stessi medici lavorano in condizioni assurde, idem dicasi per i vari operatori sanitari e purtroppo accadono episodi spiacevoli di violenza, di esasperazione, di gesti di violenza da condannare che però sono frutto della cattiva organizzazione. Il vostro impegno, qui c'è un gazebo, c'è una raccolta di firme, come state procedendo? Stiamo procedendo, innanzitutto abbiamo organizzato una prima assemblea su Statte dove abbiamo convocato tutti i politici e hanno accettato il nostro invito, ahimè solo chi poteva realmente dire qualcosa su questo tema e che ci hanno messo sempre la faccia, tipo Perrini, Borraccino, quindi noi siamo apolitici e lo dimostra anche il fatto che invitiamo tutti gli schieramenti politici. A noi interessa portare avanti questa battaglia. Stiamo proseguendo, questo è il terzo giorno di raccolte firme, successivamente stiamo pensando insieme ad altri comitati promotori per la stessa questione di andare a Bari dove c'è il consiglio regionale, dove preside Emiliano, perché sta fortemente penalizzando Taranto, si parla tanto di ambiente, Emiliano certe volte sbandiera questa sua volontà di salute, di ambiente, di Ilva, tutte parole che poi non seguono ai fatti perché continua a tagliare strutture sanitarie nel Tarantino. Avete chiesto un incontro con il governatore? No, ancora non l'abbiamo chiesto, però dopo questo primo step di raccolta firme dovremmo organizzare appunto una manifestazione direttamente a Bari per far sentire la voce dei cittadini e dare sostegno alla voce dei politici che comunque sostengono sia noi che altre associazioni o altri comitati, perché siamo veramente allo sbando totale a livello sanitario. C'è una grande partecipazione popolare alla petizione, ora fra un po' firmerò anch'io, proprio perché è un problema sentito, è un dovere morale sostenere questa battaglia che non è una battaglia politica ma è una battaglia di vita prima ancora che di civiltà. Esatto, io volevo solo aggiungere una cosa fondamentale per tutti, la salute è il bene di tutti. Noi chiediamo i nostri diritti e il nostro ospedale Nord. Termina qui questa parte di Polifemo, abbiamo voluto dare spazio ad un evento, la celebrazione dei 25 anni appunto dell'autonomia del comune di Statte, una comunità che tra tante difficoltà, con numerosi sacrifici, va avanti e va avanti con la propria storia, con le proprie tradizioni, con il proprio orgoglio.